Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao. News vs Old. Anche questa sarà una puntatina forse un po' più veloce, più leggera, perché io non farò due routine. Non ho avuto modo di prepararmi. Ho avuto un po' di impicci da fare, quindi niente, Gino, ne farò una sola. Tu quante ne devi fare? Due. Ah, bravo, fammi fare una figura di... Vabbè, allora fa una cosa, dato che ce n'è due, mandiamo allora innanzitutto la prima, che l'abbiamo preregistrata, perché sennò durante un live così non si sarebbe potuto fare, no, per qualche cosa, ma proprio per motivi di spazio e di registrazione. Quindi ragazzi, un attimo a voi, Gino, in una produzione di chi è? Daniel Chard. Di Daniel Chard, che abbiamo avuto con noi pure all'ultima edizione del Congresso Magico dell'UMI. Guardiamoci Gino. Ok Gino, è stata una flashata proprio, eh? È stata una flashata. Davvero Daniel Chard, che salutiamo, ciao, ciao Daniel. È un grande. Io non avevo mai visto sta... Molto bella. Molto bella, no, veramente bella. Guarda, a me lo sai che io non amo tanto queste cose qua, però quando sono fatte bene sto difetto, sì. Bella, bella, bella. Bene Gino, allora, dato che c'hai le carte in mano, partiamo direttamente con la seconda routine? Va bene. E vai, dai, siamo tutto... Ho preparato delle carte in anticipo. Queste carte sono l'asso di quadri, l'asso di picche e l'asso di cuori. Lasciamo qui da parte. Facciamo tre mazzetti. Guarda, facciamo così, lasciamo il primo, tagliamo così, lasciamo qua e tagliamo anche il secondo. Guarda, indicami una carta di questo mazzetto, quella che vuoi. Nove di cuori, dai. Il nove di cuori. Mostriamola in camera e tagliamo. Un taglio genuino. Vai, un'altra carta. Sei di cuori per rimanere in tema. Sei di cuori. E tagliamo. E ancora una volta un'altra carta. Dimmi tu. Jack di cuori, dai. Il jack di cuori. Così me le ricordo tutte. 9, 6 e jack di cuori. Anche questa tagliamo e completiamo. Tre carte effettivamente perse nel nostro mazzo di carte. Toccherà ai tre assi trovarle. Lo faranno in maniera rapidissima, attenzione. E già si sono separati e ogni asso ha trovato una carta. Queste tre carte non saranno carte qualsiasi. No, dai. Cavolo, bellissimo. Un 6 di cuori, un 9 di cuori e un jack di cuore. Spettacolo, spettacolo. Gino, oggi proprio due routine che mi hanno distrutto. Che te faccio vedere? Non posso fare vedere. Vabbè, però non si è mai detto qualche cosa non la debba fare. Ok, posso usare le due? Sì, sì, come. Anzi, fai una cosa. Mischia. Faccio così visto che ci stiamo. Mischia, mischia. Gino, sto per farti vedere una variante di un effetto che adesso non dico qual è, però allora le mescolate tu, Sì. Ok, io le metterò così sul tavolo, tu a un certo punto mi dirai lo stop, ok? Ok, queste le mettiamo tutte, anzi no, prima di dammi quelle là, che io prendo una mia premonizione. Ok, sì, questa. E la mettiamo sempre in vista qua sul tavolo, e questa qua è la mia premonizione. Allora Gino, quando vuoi, ripeto, mi dici stop e io mi fermo. Stop. Qua? Sì. Non la guardi né tu né io. C'è una carta.
sono una diversa dall'altra. Beh, le hai pure mescolate, quindi. Ora che succede? Abbiamo una sola carta di dorso. Di dorso. In un mazzo interamente in faccia. Abbiamo una sola carta di dorso. Anzi, mettiamola in vista. E non abbiamo altre. Giusto? Giusto. Ok? Andiamo a vedere che carta è. Che ovviamente da questa parte sarà l'unica carta di faccia. Di faccia. Un 10 di fiori. Non ne abbiamo altre. Ok. Gino, qua c'è sempre stata una carta. Beh, non ci sarà tutta questa grossa tecchia, però penso sarebbe un miracolo se fosse... Abbastanza. 10 di fiori? Giriamo. Gira tu, dai. 10 di fiori. Io non mi esprimo più di tanto. Ma non è tua. È uguale, uguale. È uguale. Però... Alziamo le mani. C'è stato il suo anche in questo. Bene ragazzi, spero che questa serie vi stia un po' piacendo, dico un po' perché non pretendiamo che vi piaccia obbligatoriamente. Noi cerchiamo sempre di divertirci, di scambiarci le routine, spesso scambiarci le routine che cosa porta? Porta comunque a lavorare con la mente, a vedere tante realtà. Lui cura una sezione che si basa su autori cartomagici più moderni, più attuali. Io ancora lavoro sul passato, pure perché, come ho detto la puntata scorsa, non c'è presente senza passato. Tutto si regge sul passato, quindi magari con qualche idea pure modificata. E tutto qua, l'obiettivo di queste puntatine sono soltanto, ecco, questo, farvi arrivare la routine attuale e una routine un po' meno attuale. Attuale ci sarà magari la variante, però meno attuale proprio come tipologia, tecnicamente parlando. L'importante è che riusciate a capire che in ambedue i casi l'effetto penso sia devastante, o mostrando in un flash una carta a scala reale, o senza fare niente, prendendo un mazzo mescolato, trovare una premonizione a uno stop di uno spettatore. Detto questo, baci magici, un abbraccio forte e iscrizione, il mi piace, la campanella. Mi raccomando, iscrivetevi raga, fateci diventare pure a noi, come ve la parola? Influencer. Ah, influencer, ma no, con l'influenza, col Covid, è influencer. Fatti scherzi. Ci ripagate con una semplice iscrizione e un clic sulla campanella. Grazie, ciao, al prossimo incontro. Ciao. Ciao.